Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo perché il 3x8, 4x10, 5x10, quel che vi pare, è un metodo di lavoro fondamentalmente sbagliato. È un video che mi avete chiesto in tantissimi perché ho fatto ultimamente un po' di Q&A su Instagram e questa tematica in particolare ha creato un po' di scalpore, cioè le persone sostanzialmente dicevano non posso andare sempre a cedimento, per esempio in un 4x10, perché se vado a cedimento nella prima poi non riesco a fare 10 ripetizioni nelle altre. E il punto di base è che non dovete fare un 4x10, cioè fare un 4x10 con un carico fisso in cui toccate il cedimento soltanto alla fine è un metodo molto stupido di lavorare, se non in alcuni casi, in alcune eccezioni. Quindi in questo video cercherò di fare chiarezza su questo argomento perché ha creato un po' di confusione in generale, ovviamente nelle storie di Instagram, poi non faccio in tempo e vedrete, la storia è un po' lunga. Allora, per prima cosa, il problema principale che mi hanno chiesto le persone e quello che manda più in confusione è questo: ma se non faccio un 4x10, che sia 3x8, quello che vi pare, che cosa faccio allora? Fondamentalmente si parla di programmazione dell'allenamento, cioè quello che devi fare, quello che dovete fare è programmare il vostro allenamento, ed è un tema immenso, gigantesco. Noi lo stiamo affrontando nell'Academy, siamo al terzo modulo, abbiamo quasi fatto 100 episodi e siamo ancora veramente all'inizio della programmazione dell'allenamento. Quante serie, quante ripetizioni dipende dall'esercizio che state facendo, dallo schema motore nello specifico, dal ruolo dell'esercizio, dal distretto muscolare, dallo stimolo che volete creare. Quindi ci sono tantissimi fattori che entrano in gioco per scegliere esattamente quante serie e quante ripetizioni con quale carico, ok? Quindi in questo video logicamente non potremo entrare nel vivo, per cui non risponderò a questa domanda. Cercherò soltanto di farvi capire perché questo 3x8 ipotetico è fondamentalmente sbagliato a carico fisso di nuovo. Allora dunque, partiamo da un concetto molto semplice. Ogni RM, diciamo a step di 2, equivale ad uno stimolo. Quindi un 6-8 RM, un 8-10 RM, un 10-12, un 12-15, un 15-18, un 18-20, 20-25, eccetera, sono tutti dei range di stimolo. Che cosa vuol dire questo? Lo stimolo si differenzia. Lo stimolo identifica i tre meccanismi di adattamento ipertrofico, come vengono attivati, cioè il danno muscolare, la tensione meccanica e lo stress metabolico. Ogni RM, di nuovo a zompi di 2 più o meno, perché tra un 6 e un 7 RM cambia poco, cioè se faccio una spinta con 42,5 o con 40, lo stimolo è praticamente quello, però ogni RM attiva in maniera diversa i meccanismi di adattamento ipertrofico. Immaginateli come tre luci: una luce blu, una luce rossa e una luce verde. Ora, ciascuno stimolo che io vado a dare crea più o meno intensità su ciascuna di queste luci, cioè le accende con un'intensità più o meno ampia, e quindi sostanzialmente gli stimoli in questo modo si differenziano. Ok? Per cui se uso uno stimolo per esempio un po' più meccanico, più basso, l'intensità della luce del danno muscolare e quella della tensione meccanica saranno un po' più alte rispetto allo stress metabolico e viceversa. Per cui nella programmazione dell'allenamento la base è quella di capire che stimoli devo dare, di nuovo in base all'esercizio, allo schema motorio, al distretto muscolare, al contesto, eccetera eccetera. Però quello che ci interessa sapere adesso è che ogni RM rappresenta uno stimolo. Ora, per stimolare, creare ipertrofia, di base non ci vuole un genio. Io prendo il mio carico, prendo il mio 10 RM, ipotizziamo che io voglio dare uno stimolo equivalente a un 10 RM, io prendo il mio carico e ci faccio infinite serie, finché non sono distrutto. Ho stimolato il distretto, ho fatto le serie con un'ottima forma, un'ottima esecuzione, cedimento, non cedimento, ho stimolato il distretto. Questo è quello che importa, non ci vuole un genio per stimolare. Il discorso è che lo stimolo non è l'unica cosa che interessa nel bodybuilding, anzi non è l'unica cosa che di per sé permette l'ipertrofia. L'attiva, la richiede, ma non la permette. Quello che permette l'ipertrofia in realtà è il rapporto che c'è tra stimolo e recupero, cioè se lo stimolo mette il muscolo nella condizione di doversi adattare, il recupero lo mette nella condizione di potersi adattare. Io ho bisogno di entrambe le cose. Quindi capite bene che se prendo un 10 RM e ci faccio infinite serie, stimolo tanto, ma il distretto non recupererà. E quindi nel rapporto stimolo-recupero sarà molto molto svantaggioso. Quindi, stimolo-recupero è quello che ci interessa. Immaginatelo come numeratore-denominatore. Non è così, non sono cifre, non è un concetto matematico, però ci aiuta a comprendere. Numeratore, lo stimolo, denominatore, il recupero. Più stimolo e meno tempo di recupero serve, più il numero finale, la risultante, sarà alta. Meno stimolo e più tempo di recupero serve, più la risultante sarà bassa. E quindi l'ipertrofia sarà inficiata.
Ora, che cos'è che permette lo stimolo? Cioè, che cos'è che attiva lo stimolo? Abbiamo detto ciascuno stimolo è riferito a un IRM, però cos'è che realmente attiva lo stimolo in maniera importante? Sono quelle che vengono definite le effective reps, in particolare l'ultima ripetizione, quella che ci porta al cedimento, il cosiddetto failure point, cioè il punto in cui il cervello manda un impulso muscolare e il distretto muscolare non riesce a stare al passo, inizialmente da un punto di vista di tempo di esecuzione, cioè cerco di essere veloce, però inevitabilmente la ripetizione è lenta perché sto accumulando fatica, fino all'impossibilità di chiudere la ripetizione o fare quella che viene definita la ripetizione perfetta, ossia l'ultima ripetizione in cui la concentrica è dannatamente lenta ma alla fine la chiudo e non ne avrei un'altra. Ecco, questo massimizza lo stimolo, massimizza l'adattamento muscolare, massimizza la richiesta di adattamento ipertrofico. È un concetto evoluzionistico. L'ecosistema sta indicando al nostro organismo che c'è un qualcosa, uno stressor cui deve far fronte che è troppo forte e l'organismo si deve adattare. Quindi il cedimento è quello che massimizza il nostro stimolo. Non è un concetto bro o un concetto si fa sempre così, è così perché fa più figo, eccetera. Da un punto di vista biologico ed istologico, il distretto muscolare massimizza in primis lo stress metabolico, quindi l'accumulo di lattato, di ioni H+, quando raggiunge il cedimento. C'è una massimizzazione del danno muscolare, delle micro lesioni che si creano a livello muscolare quando non si riesce a chiudere la ripetizione, c'è una massimizzazione della tensione meccanica perché i meccanorecettori a livello muscolare impazziscono, iniziano a segnalare che c'è una tensione eccessiva ed è questo uno dei meccanismi in cui l'organismo interpreta l'ecosistema e si adatta ad esso. I meccanorecettori ce l'abbiamo in tantissimi punti del nostro corpo e il cedimento muscolare è quello che li attiva maggiormente. Quindi, da un punto di vista biologico e istologico, chi vi dice che è il contrario, chi vi dice che non serve il cedimento, sbaglia. Il cedimento non serve per creare ipertrofia, si può creare in maniera minima in altri modi, ma è necessario per creare la massima ipertrofia, come non serve un'automobile, un aeroplano o qualsiasi mezzo di trasporto per andare da Roma a Shanghai. Però logicamente se io voglio andare da Roma a Shanghai è la cosa più intelligente da fare, non serve, posso andarci a piedi, posso andarci strisciando, non c'è niente che me lo impedisca, però non è il modo migliore di farlo, sicuramente controproducente. Ok, quindi il cedimento è quello che massimizza lo stimolo. E in particolare le effective reps, le ultime ripetizioni vicino al cedimento, man mano lo massimizzano. Ora però, che cos'è, d'altro canto, che aumenta i tempi di recupero, che massimizza il recupero? Ecco qua, molte persone fanno girare la falsa informazione che sia il cedimento muscolare, che l'effort, il cedimento, spingere una serie è quello che impatta di più il recupero. Queste persone lo fanno perché da una parte sono poco formate, da un'altra parte si lasciano di guidare da quelle che sono le sensazioni, cioè se sento una serie difficile, un effort ampio, allora automaticamente il muscolo recupererà in più tempo, e dall'altra probabilmente non hanno la capacità neurale, genetica, non sono in grado, perché non è il loro sport, non è uno sport fatto per loro, non sono fatti per il bodybuilding, di gestire il cedimento. Quindi probabilmente si fanno influenzare da questi fattori e dicono che il cedimento è quello che impatta il recupero di più. Cioè se vado a cedimento poi non recupero, il natural non può andare a cedimento perché non recupera. Questo è assolutamente sbagliato. Quello che impatta di più il recupero muscolare è il volume. Il volume inteso come numero totale di ripetizioni, il lavoro, massa per spostamento, ok, il tonnellaggio, le ripetizioni totali che io vado a fare, è quello che impatta di più il recupero, ok? Potete fare 3 serie a cedimento o fare 70 serie in buffer, vi assicuro che con le 70 serie in buffer, anche con un buffer di 10, di 20, il distretto muscolare avrà più difficoltà a recuperare. Non a caso i DOMS più importanti normalmente si hanno quando il volume di allenamento diventa eccessivo. Cioè quando inizio o di punto in bianco inizio ad aggiungere un sacco di ripetizioni, un sacco di serie al mio allenamento, avrò dei DOMS che rimarranno per tanto tanto tempo, perché il distretto muscolare ha molta più difficoltà a smaltire tutto il processo di recupero. Quindi quello che impatta di più il recupero è il volume, inteso per l'appunto come numero di serie per numero di ripetizioni, quindi il movimento totale, il lavoro totale che il mio distretto muscolare va a fare. Per cui, tornando al nostro argomento, qual è il modo migliore di massimizzare quello che è il nostro processo ipertrofico? Stimolare tanto, quindi lavorare al cedimento all out, e cercare
di fare meno volume possibile nel farlo. Ossia, identifico il mio stimolo, io voglio andare all out su quello stimolo facendo il minimo numero di ripetizioni possibili. Ora, per far questo, il metodo normale, diciamo il gold standard che possiamo utilizzare come esempio, è semplicemente fare una serie a cedimento per ogni rep range. Ora, ci sono tantissimi modi di lavorare differentemente, non dico che si debba sempre lavorare così, ok? Posso fare lavori di ramping, di accumulo di fatica, posso fare molto spesso anche 4x10 a carico fisso se lo interpreto come cluster set o come metodo di accumulo di fatica per lavori metabolici, eccetera. Se andate a leggere il mio log su Rhino Nation vedete che io stesso utilizzo tantissimi metodi differenti, quindi non si deve necessariamente fare sempre questo, però utilizziamolo adesso per capire questo concetto del perché il 3x8 è fondamentalmente sbagliato, di nuovo a carico fisso. Quello che conviene fare, se devo fare 3 serie, è: ok, io su questo esercizio, su questo schema motorio, per questo distretto muscolare, in questo momento voglio dare 3 stimoli, uno stimolo pari al 6-8 RM, uno stimolo pari al 12-15 RM e uno stimolo pari al 20 RM, per esempio. Non chiedetemi perché questi, sono degli stimoli che vi ho tirato a caso, possono essere anche 2, possono essere 4, dipende. Però facciamo e utilizziamolo come esempio sempre per identificare le nostre 3 serie. Quindi prenderò il mio carico, il mio 6-8 RM, sparo una serie a cedimento, lo stimolo l'ho dato in maniera efficace. Prendo il mio carico, il mio 12-15 RM, lo sparo a cedimento, prendo il mio altro carico, il mio 20 RM, lo sparo a cedimento. Andata, fatto. Ora, non necessariamente in quest'ordine, in genere la prima serie, quella in cui sono più fresco anche mentalmente, la dedico allo stimolo su cui voglio puntare di più, e come capite ci sono un sacco di considerazioni che entrano in gioco, però rendiamola semplice il più possibile, e per tutto il resto di nuovo c'è l'Academy. Quindi fondamentalmente in questo modo io avrò totalizzato logicamente più stimoli, l'avrò dato in maniera importante e avrò minimizzato tutta questa mole di lavoro che ho fatto, che avrei fatto utilizzando un 3x10. Ora facciamo un passo avanti, inseriamo un po' più di riflessioni proprio per assicurarmi che capiate bene questi concetti. Ci sono alcuni casi in cui uno stimolo io lo voglio dare in maniera molto più ampia, cioè voglio macinare più effective reps, più failure point rispetto a quelli che avrei facendo uno straight set, quindi una serie semplice. Quindi immaginiamo che un 12 RM, un 15 RM, io su questo stimolo, su questo esercizio, voglio puntare tanto. Per diverse ragioni, perché si presta bene, perché è inserito in un certo contesto dell'allenamento, perché è uno schema motorio che sento molto bene per quel distretto, perché quel carico su quello schema motorio funziona bene per quel distretto per tante possibili ragioni, e di nuovo per questo c'è l'Academy, quindi non entro nello specifico di tutte le ragioni possibili, però ci sono molti casi in cui questo avviene. Quindi facciamo i due esempi in cui, perché molti possono dire, ok, però io voglio fare questo 3x10 con un 15 RM, perché se voglio toccare il cedimento alla terza dovrò utilizzare un 15 RM, voglio fare il 3x10 con il 15 RM perché è uno stimolo su cui voglio puntare tanto, cioè io voglio macinarci tante ripetizioni. Ok, perfetto. Allora, fammi vedere che cosa fai. Fai una prima serie da 10, in cui probabilmente una ripetizione effettiva, una ripetizione dura che crea ipertrofia, è solo l'ultima, se vogliamo darla, ok? Perché c'è un ampio buffer con un 15 RM, quindi l'ultima ripetizione consideriamola come una ripetizione che inizia a generare ipertrofia. Faccio il mio secondo set, sempre da 10, e vogliamo dire che le ultime due ripetizioni mi generano ipertrofia, le ultime due iniziano a essere un po' toste, ok? Faccio un terzo set, raggiungo il cedimento sulle 10 e diciamo che le ultime 4 mi generano ipertrofia. Ragazzi, non voglio fare assolutamente un discorso matematico, è per darvi un esempio di quello che succede, ok? Quindi non c'è matematica di mezzo, sono neanche approssimazioni, ragazzi, sono esempi per far passare il concetto, ok? Sia chiaro. Quindi io ho fatto un totale di 30 ripetizioni, di queste 30 ripetizioni, una più 2, 3, più 4, 7, sono ripetizioni effective, sono ripetizioni che mi hanno creato ipertrofia, che mi hanno concretizzato lo stimolo, con un solo failure point finale, quindi una ripetizione jolly, quella del cedimento, quella che più di tutte crea ipertrofia, ce n'ho soltanto una. Quindi un failure point, 7 ripetizioni su 30 ripetizioni fatte. D'altro canto, io vi dico questa cosa, se voglio puntare tanto su questo stimolo, faccio un'altra cosa, io cerco di macinare quante più effective reps, in che modo? Cercando di togliere tutte le ripetizioni che nell'esempio precedente servivano soltanto ad accumulare fatica. Come faccio a farlo? Con un cluster set, un rest pause.
Quindi, e gli intensifier servono a questo, sostanzialmente. Servono per quando si è avanzati e si vuole enfatizzare un certo stimolo, nella maggior parte dei casi i neofiti non serve, però voglio enfatizzare un certo stimolo, non posso spendere una serie in più, perché c'ho una mazzata. Se io sulla press ho fatto già 3 serie, 2 serie, una serie in più mi pesa veramente, veramente tanto. Non posso permettermi di aggiungere. Devo trovare un modo per aggiungere effective reps, failure point, stimolo, se voglio darlo, senza affaticarmi troppo, perché non me lo posso permettere quando sono più avanzato. Quindi l'intensifier, le tecniche di intensità nascono per questo. Quindi utilizzo un response. Prendo il mio 15 RM, ci sparo subito 15 ripetizioni, vado a cedimento. Di nuovo, ipotizziamo le ultime 4 siano effective reps. Quindi ho fatto 15 ripetizioni, tac. A questo punto riposo soltanto 20-30 secondi e sparo tutto quello che ho. Di nuovo, a questo punto che cosa succede? Che mi usciranno 4 ripetizioni, però saranno tutte effective reps, perché io avrò già accumulato fatica dal cluster precedente, dal blocco precedente. Quindi tutte quelle ripetizioni che io facevo perché mi riposavo, che servivano per arrivare alle effective reps, le cosiddette ripetizioni di accumulo di fatica, non le ho più in questo modo. C'ho solo effective reps. Quindi ne faccio altre 4 e sono tutte effective reps. Riposo altrimenti 30 secondi e ne sparo quelle che mi escono, altre 2 ripetizioni. Ok, di nuovo sono effective reps perché ho accumulato tanta fatica. Più o meno con un 15 RM esce un qualcosa del genere. Quindi le mie effective reps saranno 4 iniziali su 15, più altre 4, 8, più altre 2, 10. Avrò 3 failure point perché toccherò il cedimento 3 volte, quindi saranno 3 failure point che massimizzeranno lo stimolo, come jolly, e avrò fatto un totale di 15, più 4, 19, più 2, 21. Quindi da una parte un failure point e un rapporto stimolo-recupero che possiamo matematicizzare in un 7 su 30, 7 effective reps su 30 ripetizioni, qua non solo 3 failure point, ma anche un rapporto stimolo-recupero che possiamo matematicizzare in un 10 su 21. 7:30, 10 su 21. Non serve essere un genio per capire che sto in un quadro totalmente differente. Ho dato uno stimolo veramente molto più importante, perché ho più effective reps, spendendo meno tempo. Quindi sì, mi sarò fatto il culo. Sì, ci saranno 3 failure point. Sì, è molto più intenso. Però questo non vuol dire che il muscolo ci impiega più tempo di recuperare. Anzi, impiega molto meno tempo a recuperare. È più intenso. Che cosa vuol dire che è più intenso? Che dovete tirare fuori le palle in palestra. E il fatto che le tiriate fuori non vuol dire che recupererete in più tempo. È una cosa immanente in quel momento, ok? Cioè, riuscire a creare effort in palestra non è facile. Non è per tutti, ma non per questo richiede più tempo di recupero. L'accumulo che avete di ripetizioni, nel caso in cui fate un 3x10 con questo 15 RM con cedimento soltanto alla fine, impatterà molto di più nel recupero. Quindi il muscolo ci metterà più tempo a recuperare da uno stimolo che sarà un minimo, a livello ipertrofico. Ok? Quindi non confondete più stimolo, più tempo di recupero serve. No, sono due cose differenti. Io devo massimizzare lo stimolo con meno recupero. Ora, altra parentesi, molte persone hanno detto il 3x10 con lavoro in buffer eccetera serve in panca, stacco e squat perché sono schemi molto più pesanti, molto più difficili, quindi non posso andare sempre a cedimento. Il discorso è sempre questo: sono schemi molto più difficili. Il fatto che tu ci macini 30 ripetizioni per estrarre 7 effective reps vuol dire che ci metterai un mondo per recuperare, avrai stimolato poco rispetto a fare un cluster set, in questo caso, che non devono fare necessariamente neofiti, eh. Di nuovo, serve soltanto per darvi un esempio, non è che vi sto dando questa come alternativa, né il discorso di fare 3 serie su 3 stimoli differenti, ok? Questi sono esempi per farvi capire perché il 3x8, il 4x10, eccetera, non ha senso. Comunque, anche in questo caso, fare per esempio un cluster set sulla panca e tirar fuori 10 effective reps su 21 vuol dire recuperare molto più velocemente, e di nuovo vuol dire anche che dovete tirare fuori coglioni in palestra. È un discorso che sta su un altro piano rispetto al recupero. È difficile, sì, ma non è detto che ci riusciate, ma è questo il modo migliore per lavorare, e il modo migliore per lavorare non è neanche il più facile. Se fosse il più facile, saremmo tutti all'Olimpia, ragazzi. Cioè, se il modo migliore fosse anche quello che percepite come più facile in palestra, lo faremmo tutti. Che dite? Cioè, c'è un motivo per cui poche persone raggiungono l'elite? Perché sono le persone che riescono a massimizzare questo. Quindi è il modo più difficile da lavorare? Sì. È il modo più efficace? Sì, lo è. Non mi venite a dire sulla panca piana, sullo squat, sullo stacco non posso raggiungere il cedimento, perché parliamo di un cedimento tecnico. Lo potete raggiungere, prendetevi uno spotter, lo fate in sicurezza, non rompete i coglioni. Se avete paura,
uno non è lo sport che fa per voi, perché lo sport agonistico c'è un rischio infortuni di base. Due, fate un'alternativa ad un macchinario, non ci sono problemi, probabilmente biomeccanicamente favorisce anche la stimolazione del distretto muscolare. Ciò detto, altro discorso, è ma il 3x10 fatto in questo modo è il modo migliore per progredire con i carichi? No. C'è un motivo per cui non viene utilizzato nel powerlifting o nel weightlifting come schema di lavoro, ma gli schemi sono tendenzialmente un po' più complessi e per questo c'è il nostro programma Hercules di Power Bodybuilding che spiega esattamente come funziona il Power Bodybuilding e non è quello che vedete in giro. Però non è il modo migliore per aumentare i carichi. Il modo migliore è utilizzare schemi di PL, ma non sono necessari in bodybuilding perché i carichi che servono nel bodybuilding, col PL massimizziamo, andiamo oltre un certo limite, che nel bodybuilding non ci serve, perché è un limite che tra l'altro raggiungiamo perfezionando molto l'alzata, quindi una forza molto specifica, alzata in cui il ROM viene messo molto a dura prova, quindi viene ridotto, così come la stimolazione specifica muscolare, quindi è un qualcosa che non ci interessa. Nel bodybuilding non c'è niente che vi impedisca di aumentare il carico sul lungo periodo se lavorate bene. Vi faccio un esempio: durante il periodo del lockdown, se rivedete i miei post su Instagram o comunque mi seguivate e vedevate le storie, io avevo una pressa per lavorare che era l'unico macchinario decente per le gambe in cui potevo spingere davvero, era una bellissima pressa, e ho iniziato che stavo a 420 kg sulle 10 ripetizioni, più o meno 10 RM, 8-10, ovviamente basso per me perché era la prima volta che stavo su quella pressa, quindi mi dovevo adattare allo schema motorio, e alla fine del lockdown, quindi dopo tot mesi non mi ricordo, sono arrivato a ho superato i 500, 530, qualcosa del genere, sempre per lo stesso numero di ripetizioni. Ho messo i video tutte le settimane, lo mettevo nelle storie. Cosa facevo? Spingevo al massimo ogni volta, raggiungevo questo 8-10 RM, spesso ho utilizzato lavori di ramping tra l'altro. Però andavo là e spingevo sempre a cedimento. Quindi chi dice che il cedimento non permette di aumentare forza è una cazzata mostruosa. Tutti i miei ragazzi faccio usare il cedimento e la forza migliora. Cioè adesso mi è arrivato il report di Simone che sta in preparazione gara, che ha sbloccato il massimale sull'8 RM di hack squat e spingendo sempre a cedimento. Tutto a cedimento, non c'è nessuna ragione per cui il cedimento impedisca di aumentare i carichi. Andate in palestra, cercatevi di battervi ogni volta, spingete come dannati, ogni volta aumentate un ticchietto, rubate una ripetizione in più, rubate un filo di carico in più, utilizzate un progressive overload, è semplicissimo, tirate fuori le palle e i carichi aumentano. Se non caricano, se non aumentano, se raggiungete stalli, ci sono metodi per avallare stalli che normalmente bisogna vedere se è un problema specifico muscolare, se è saturo sullo schema motorio, giocare un po' sul rep range, l'ordine degli esercizi eccetera, però nel lungo periodo aumentano quanto serve, quindi non è assolutamente un'argomentazione quella che col 3x10 così i carichi aumentano di più, non è assolutamente vero. Quindi sì, credo che sia tutto per quanto riguarda. Come detto, ci sono eccezioni, ci sono casi in cui il 3x10 con carico fisso può essere utilizzato, ma si parla di lavori di rifinitura, di ciliegine sulla torta, di lavori più che altro metabolici, recuperi incompleti, sistemi di accumulo di fatica, tante eccezioni, non è una regola generale. Però questo è per farvi capire perché fondamentalmente è sbagliato. Ora, la cosa principale che mi avete detto è fondamentalmente lo facciamo perché vediamo altri farlo, vediamo altri preparatori scriverci di farlo, preparatori che poi non sono in grado di darvi delle spiegazioni perché nessuno mi ha dato una spiegazione logica del perché fare un 4x10 invece di un 1x10 su diversi esercizi. Comunque i preparatori ci dicono di farlo eccetera eccetera, e io vi invito a questa domanda: se la scheda del vostro preparatore è praticamente una rivisitazione o qualcosa di simile a quello che trovate se googlate scheda palestra, scrivete su Google scheda palestra, scaricate eccetera, due domande io me le farei. Noi le schede le romanziamo, spieghiamo tutto nel dettaglio, impostiamo tutto quanto, ma non perché siamo fighi, perché il preparatore fa questo in tutto il mondo, quindi se voi avete queste esperienze, vi è stato insegnato questo e vedete questo, ragazzi scappate da queste persone, perché non hanno veramente niente da insegnarvi e non sanno loro per primo niente se non come far girare il sangue per far girare un po' di più la chimica. Quindi questo è per questo argomento. Qualsiasi domanda scrivetemela qua sotto, non mi scrivete cosa devo fare allora o domande specifiche eccetera, di nuovo per questo c'è l'Academy, vi invito a darci un occhio perché abbiamo superato i 1000 iscritti su Ryanation e siamo la piattaforma più grande d'Italia sul bodybuilding, quindi veramente siamo super fieri di questo. Dateci un occhio, buttate un attimino e sono sicuro che vi interesserà e che avrete tanto tempo da dedicarci per imparare tutto quanto. Nel frattempo noi continueremo a pubblicare tutto quanto, i nostri episodi, andremo avanti col corso. Comunque qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video.